All'inizio ho voluto sottolineare com'è bello stare insieme, nella nostra umanità, ma anche uniti dalla fede nel Cristo Gesù, crocifisso e risorto. Io voglio dirvi anche un grazie perché so come mi avete seguito con la preghiera quando Papa Francesco mi ha chiamato ad andare all'arcidiocesi di Ancona, Osimo, e tanti di voi quel giorno sono venuti, e gli anconetani non hanno dimenticato la vostra bontà, simpatia e anche quel cartello, i vostri canti. Ecco, è rimasto in loro un segno, che siete voi, un segno di fraternità. Vi dico grazie. Questa sera siamo qui a ricordare il nostro caro Lo Stefano. Questa mattina ho riletto quel libretto che scrissi, Lo Stefano Borzelio, il prete eroe, ma il sottotitolo era più importante di questo titolo, più giornalistico, che diceva fulgido esempio della carità cristiana, buon pastore sull'esempio di Gesù. E ricordo quella mattinata del 30 luglio del 2003, ero con le d'anchese al centro famiglia, stavo sistemando un po' alcune cose, venivano i gruppi di famiglie. E Franco Mariano, più qui, mi fa una telefonata intorno alle 10 e qualcosa, e dice: Don Angelo, ti devo dare una triste notizia. Don Stefano a Termoli è morto. Dico: ma no, guarda Franco, forse non hanno comunicato bene. Sì, sta in ospedale, però la notizia sembra proprio questa. Dico: accerta di bene. E lì a quelle d'Anchise c'erano le suore, con le suore Dorotee, e andammo nella cappella a pregare. Momenti difficili per i ragazzi, momenti difficili per Lo Stefano, per le famiglie. Ma Franco poi mi confermò questa triste notizia. E il problema che si poneva era di dover andare dai genitori, da Lucio e Graziella, venni qui a Boiano e trovai Torino ed Anna Maria che mi accompagnarono a casa. E come parlare, mica si può dire, vostro figlio non c'è più. Andammo lì con una scusa, sai, mi hanno fatto una telefonata, Lo Stefano ha avuto un problema, in ospedale dopo che è entrato in acqua, però niente di grave, adesso vi accompagniamo a Termoli così lo salutate, lo vedete. Ma non potevo piangere, ma stavo male. E così con Tonino e Anna Maria ci mettemmo in macchina per vincere lo sconforto che avevamo, cominciamo a pregare il rosario e poi un po' a distrarre, ma voi sapete che le mamme hanno un sensore, un radar. E Lucio mi fa: ma non può stare male Stefano, lui sa nuotare. Arriviamo all'ospedale San Timoteo. E adesso che fare? E troviamo lì un'altra strategia. Quale? Di prendere tempo. Troviamo un'infermiera, viene a dire che sta sotto osservazione, viene a dire che le cose si stanno aggravando e peggiorando. Ma a un certo momento la mamma fa: sentite, ditemi la verità. E allora dicevo: guarda Graziella, Stefano adesso sta in paradiso. E potete immaginare perché la mamma e il papà dovettero fare il riconoscimento dello Stato. Quanta preghiera in quel momento, quante persone si strinsero in quel luogo. Il vescovo di Termoli, che venne subito, il nostro arcivescovo, Monsignor Armando Dini, Monsignor Nunzi, Monsignor Don Antonio Nunzi, come noi affettuosamente lo chiamavamo, i sacerdoti, insomma, un via vai, un via vai. E poi ci si pose il problema: dove fare i funerali? Ma le persone della parrocchia devono venire a Boiano,
ma i genitori avevano deciso di portarlo a Verona, non la stava venendo qui, facendo la media con i giovani. Questa sera è bello vedere tutti questi ragazzi giovani che cantano e che lodano il Signore e che questa sera faranno vedere qualcosa che solo i giovani sanno ben fare con la loro arte e con la loro creatività. Dopo questa veglia bisogna fare i funerali e i funerali li facciamo in cattedrale. Telepace volle trasmettere la messa in diretta, vennero da Verona, ma ricordo che giunsero tante presenze qui come saluto. Presidente della Repubblica Zelio Ciampi fece giungere una corona, il Santo Padre, un telegramma per mezzo del Cardinale Sodano e poi la celebrazione. Io ricordo che quando arrivammo qui era una giornata come oggi, luminosa, ma quando la salma arrivò cominciò a piovere. E così il giorno anche del funerale, come a dire anche il cielo piange questo sacerdote. E così poi la salma venne portata a Verona e a Verona ci fu la solenne celebrazione di funerale presieduta dall'arcivescovo di Verona. Momenti toccanti perché l'accompagniamo al cimitero, demmo l'ultimo saluto e poi ritornammo con i pullman a Boiano. Questa storia così descritta come cronaca ci ha toccato profondamente a tutti. Nessuno rimase escluso, tutta questa regione proclamò il lutto regionale, non solo il lutto cittadino. E Don Stefano fu visto come un segno di benedizione e di grazia, ma anche una icona, una immagine del Vangelo di Gesù, il buon pastore. Lui che si era tanto affaticato a riportare questi ragazzi arriva e poi stremato, folgorato da un infarto, si accasciò su quella spiaggia, su quel bagno asciutto. I santi sono questi. Sono quelli che se ne vanno all'improvviso in silenzio, senza fare rumore, perché la carità non fa chiasso. La carità è sempre silenziosa, è come gli occhi della mamma che amano il bambino piccolino, che lo guardano senza svegliarlo. La carità vigila sempre su ciascuno. E da questo evento, dicevo, Signore, ci sono tre cose in questa vita. Il fiore, dietro ogni fiore c'è un frutto, e poi ogni frutto porta dei segni. Qual è il fiore, Signore? Il fiore è lo Stefano. Questo fiore che tu hai donato a noi, bello, profumato, sacerdote zelante, dovunque è stato, ha portato l'aria di primavera, aria di vita, aria di profumo. Questo sacerdote così benico alla Chiesa e ai fedeli, tu ci hai dato questo fiore e adesso l'hai trapiantato nel tuo giardino. Ma quali sono i frutti, Signore, di questo fiore? Donaci le vocazioni, questo chiediamo a noi, donaci sante vocazioni. E a distanza di tempo sembra strano, ma qui c'è Mariano che è diacono, ha proclamato il Vangelo e prossimamente sarà sacerdote. E di questo comune qui c'è un giovane, forse sta nascosto qua dietro, Luca. E Luca è un altro giovane che da un po' di anni sta facendo il cammino con le comunità neocatecumenali, si sta preparando di sacerdozio. E chissà quanti altri ragazzi sono stati chiamati e chissà quanti ne verranno chiamati. Poi c'è la libertà che il Signore chiama, poi ognuno può dire sì e può dire ma io non sono bravo, io non sono capace, io non me la sento. Ma questi frutti ci sono. E quali sono i segni? E i segni, voi sapete che quando si piantano poi portano frutto. E
piantati sono frutti di pace, frutti di benedizione, frutti del cambiamento della storia. Pensate che allora il patriarca di Atene, che quanto dire non è che ci sta tanta buona comunione, lui inviò un telegramma al Santo Padre in francese parlando di questo sacerdote eroe, così lo chiama, e lui dice: prego per lui, per la sua anima. Vedete, allora i segni della pace creano ecumenismo, creano dialogo, creano bontà, creano disponibilità. E allora questa memoria ci ricorda il caro Stefano, che certamente dal paradiso sta pregando, sta vicino a noi, perché c'è la comunione di noi battezzati, poi dei cristiani che si stanno purificando per andare verso Dio, ma di quelli che trionfano nel regno di Dio. E allora la parola che questa sera ci viene data è una parola che ci scuote, perché Dio ci ha parlato attraverso il profeta Geremia. Perché i segni che Dio dà nella storia, nella vita della Chiesa, sono segni che ti interrogano e tu ti devi chiedere: ma di fronte a questo io cosa devo fare? Cosa posso fare? Il Signore dei profeti a volte chiedeva di fare delle cose, e attraverso quei segni dovevano insegnare al popolo. Cosa dice a Geremia? Prendi la cintura, fatti una cintura di lino, quella che porta i fianchi, e poi vai a nasconderla nella fessura di una pietra, e poi vai a questo fiume Eufrate. Sembra strano, ma che cos'è una cintura? Voi sapete che nell'antichità, per proteggere una città, facevano la mura di cinta, e chi la sera stava dentro, si chiudevano le porte, conservava la vita, ma chi stava fuori la poteva perdere. Anche noi, quando una donna aspetta un bambino, noi diciamo sta in cinta, perché la protegge, difende il più grande tesoro, la vita, che è il futuro, che è la speranza, che è tutto. E allora mettere questa cintura significa: proteggi la vita, non solo la tua, ma quella dei tuoi fratelli. E cosa succede? Che quando questo profeta va a vedere questa cintura che aveva messo nella pietra, come la trova? Marcita, spappolata, ridotta a niente. E allora Dio dice: ecco chi siete voi. Così siete diventati, vi siete staccati da me, che sono il Dio dell'amore, il Dio della misericordia, il Dio della bontà, e vi siete corrotti, non siete più buoni a niente. Com'è forte questa parola per noi che viviamo in questo tempo. Si accendono gli egoismi, gli individualismi, non si ha rispetto. E tutto ciò che non ci piace lo scartiamo, per cui c'è una umanità proprio presa, buttata, scartata, come se fossero rifiuti. Ci siamo corrotti, abbiamo perso la nostra umanità. Perdere l'umanità significa che siamo diventati due cose: disumani, ma anche inumani, perché vogliamo prevalere sugli altri e non riconosciamo la dignità degli altri. Il Vangelo è ancora più forte, perché Gesù, quando parlava, parlava con dei paragoni, con degli esempi, così tutti capivano, le famose parabole. E dice: il regno dei cieli com'è? Beh, è così. Ma che è successo? C'è stata una semina, è stato seminato il grano buono, ma poi nel campo è
e tagliamo le teste. Ma il Signore dice no, calmati, non giudicare nessuno. Tu nel campo svolgi la tua opera buona, anche quando tieni accanto chi ti dà fastidio. Quest'opera buona va vissuta anche tra marito e moglie. Mica è facile. Cioè, questo prima sembrava un grano buono, ma ora è diventato una zizzania. E più passano gli anni, ancora peggio. Aspetta, bisogna vedere chi è la zizzania e chi è il grano. Pensiamo con i figli, con questi figli non si può fare per niente. I ragazzi di oggi. Ma perché noi eravamo migliori? Io proprio no. Proprio no. E allora qui il Signore dice no, lasciate crescere il campo insieme. Il bene, cresca come bene. E poi chi non è, riesce a fare il bene, non tocca a noi fare la mietitura. Ci sarà chi farà la mietitura e separerà gli uni dagli altri. Ma qui fa un inciso il Signore. Il regno dei cieli, cioè Dio che sta nei nostri cuori, come avanza? Non conquistando, non aggredendo, ma è come un granellino di senape. Il granellino di senape è messo in mano così e non si vede. Eppure quando viene messo nel terreno fa un arbusto che ci vanno sopra gli uccelli, quindi non solo è alto, ma è anche resistente. E Gesù prende l'immagine, forse dalla sua mamma, da Maria, casalinga, e faceva il pane, e per fare il pane dentro bisogna metterci il lievito, e il lievito che fa durante la notte questa pagnottella impastata la fa lievitare, e quando si mette nel forno quel pane cresce, e il lievito è poco 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 in tutto quell'impasto di farina. Ecco cosa ci dice il Signore: tu non giudicare, tu non togliere l'altro, tu vivi bene. Sii come un granellino di senape, sii come un pezzetto di lievito, fermenta, fermenta con il bene, la famiglia, la società, la tua comunità parrocchiale. Allora questa parola ci è stata data proprio come dono di Dio. E tu, caro Don Stefano, cosa sei stato nel campo di Dio? Grano buono, lievito che fermenta, granellino di senape silenzioso, ma che col tempo tu sei ancora presente e parli. E noi all'ombra della tua testimonianza cerchiamo aiuto, consolazione, conforto e riposo. Io non posso mai dimenticare quello che mi disse la mamma e il papà di Don Stefano. Signore, questo figlio te l'avevamo già dato, ma adesso te lo sei preso a 44 anni, ma è tuo, non è nostro. Che esempio di fede. E il papà che dice, sì, la morte ci fa versare quelle lacrime calde, sgorgano dai nostri occhi e rigano il nostro viso, ma noi dentro al cuore abbiamo la certezza che Cristo è risorto. L'ultima parola su Stefano, diceva il papà, non è la parola morte, ma è la parola risorgerà. Ecco, cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per il dono del sacerdozio alla Chiesa e per questo sacerdote, eroe, esemplare nella carità, veramente buon pastore e certamente santo. Perché i santi, non solo quelli che la Chiesa canonizza, ma c'è la santità ordinaria, quelle che vivono le mamme aiutando i figli, gli sposi, volendosi bene anche nei momenti difficili, quelli non mancano mai, ma si superano, si superano. Nella nostra cultura noi avevamo questo, che nel passato, quando si rompeva qualche cosa, e si riparava, si rompeva l'ombrello e si dava l'ombrellario, e la sedia prendeva la paglia e veniva l'imbagliatore delle sedie, addirittura i piatti quando si menavano veniva il piattaro a mettere i ferri. Quando le cose si rovinano,
si cura. Oggi con molta facilità una piccola cosa. Calma, calma. La santità è nel vivere ogni giorno le piccole cose, con fede, con speranza, con amore. E Don Stefano è stato questo santo dell'ordinarietà, ma che nel momento in cui ha dovuto dire il suo sì a Dio e ai fratelli, ha detto un sì pieno. Grazie Signore per questo sacerdote, e tu, Don Stefano dal cielo, prega per questa diocesi, questa città, questa parrocchia che hai seguito, anche quella di Rocca Mandolfi, e le parrocchie dove sei stato anche su, a Canale d'Aro e d'altro. E prega per i giovani, perché tu avevi questo carisma, la tua bontà e il tuo sorriso. Quando facesti l'ingresso in questa chiesa, avesti un'immaginetta, caro Don Stefano, Gesù che entrava a Gerusalemme sull'asinello, e tu dicesti: quell'asinello so io, ma un asinello santo. Diciamo grazie. E la parola del Salmo ci ha fatto dire queste parole bellissime: salvaci Signore per la gloria del tuo nome. La Vergine Maria, i Santi Erasmo e Martino ci accompagnano nel cammino di santità sull'esempio di Don Stefano, uomo buono e prete santo.